Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 16, 4 dicembre 1923. Stavo pensando a ciò che scrivo sul santissimo volere del mio dolce Gesù. Che il benedetto Gesù voglia dire tante cose sublime del suo santo volere è giusto, perché tutto ciò che si può dire di esso, l'altezza, la grandezza, i prodigi, eccetera, tutto va bene. Anzi, tutto è poco rispetto a quello che si può dire. Ma quell'intrecciare sempre insieme questa povera anima mia non ci dovrebbe essere. La sua volontà è quella che dovrebbe far conoscere, non me. La mia povera persona non dovrebbe esistere, molto più che tutta la cosa è sua, non mia. A me non resta altro che la confusione di ciò che mi dice. Ma con tutto ciò l'ubbidienza mi costringe a scrivere, e non solo sul volere divino, ma pure sull'intreccio che fa di me con la sua volontà. Ora, mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno. E stringendomi a sé mi ha detto: figlia mia, sei sempre la mia neonata della mia volontà. E poi tu ti sbagli.
Vuoi che parli della mia volontà e che la faccia conoscere? E chi deve essere? Il canale? Il portavoce? Lo strumento per farla conoscere non deve esistere? Se la cosa dovesse restare fra me e te, forse potrebbe andare. Ma siccome voglio che la mia volontà abbia il suo regno, e il regno non si forma di una sola persona, ma di molte persone e di diverse condizioni, perciò è necessario che non solo si conosca la mia volontà, i beni che contiene, la nobiltà di coloro che vorranno vivere in questo regno, il bene, la felicità, l'ordine, l'armonia che ciascuno possederà, ma anche colei che la mia bontà ha scelto come origine e principio di un tanto bene. Con l'intrecciare te insieme con la mia volontà, con innalzarti sopra tutte le cose della creazione, non significa altro che dare più importanza, innalzare di più, dare più peso alla mia volontà. Quanto un re è più buono, più santo, più ricco, più liberale, più amante dei suoi sudditi, fino a mettere la propria vita anziché far toccare uno che viva nel suo regno, tanto più quel regno è stimato e amato e suscita in tutti il desiderio di vivere in quel regno. Anzi, fanno a gara a vedere a chi potesse toccare una tale fortuna. Quindi dalla conoscenza del re ne viene il buon andamento del regno, la sua importanza. Tu col dire di non voler essere intrecciata con la mia volontà, vorresti il regno senza il re, la scienza senza il maestro, i possedimenti senza il padrone. Che ne sarebbe di questo regno, di questa scienza, di questi possedimenti? Quanti disordini non ci sarebbero, quante rovine. Ed io non so fare cose disordinate, anzi, la prima cosa in me è l'ordine. Vedi, ciò sarebbe successo nella redenzione se la mia cara mamma non avesse voluto far conoscere che era la mia madre, che mi aveva concepito nel suo seno virginale e che mi nutrì col suo latte. La mia venuta sulla terra, la redenzione, darebbe dell'incredibile e nessuno si sarebbe indotto a credere e ricevere i beni che ci sono nella redenzione. Invece, con far conoscere la mia madre, chi era lei, la esente da ogni macchia, anche di origine, un prodigio della grazia, e come essa amò, come teneri figli, tutte le creature e per amore di essi sacrificò la vita del suo figlio Dio, la redenzione ebbe maggiore importanza, si rese più accessibile alla mente umana e vi formò il regno della redenzione con i suoi copiosi effetti. Sicché con l'intrecciare la mia madre nell'opera della redenzione non fu altro che dare maggiore importanza al gran bene che venne a fare sulla terra. Dovendo io essere visibile a tutti, prendere umana carne, dovevo servirmene di una della razza umana che dovevo sublimare sopra tutti per compiere i miei alti disegni. Ora, se ciò successe per formare il regno della mia redenzione sulla terra, così pure, dovendo formare il regno della mia volontà, è necessario che si conosca un'altra creatura in cui deve avere l'origine, il principio, il vero regnare della mia volontà, chi essa sia, quanto l'ho amata, come l'ho sacrificata per tutti e per ciascuno, in una parola, tutto ciò che la mia volontà ha disposto e versato in lei. Ma con l'intrecciare te è sempre la mia volontà che risalta. Sono vie e mezzi per farla conoscere. Sono attrattive, spinte, luci, calamite, per aiutare tutti a venire a vivere in questo regno di felicità, di grazia, di pace e di amore. Perciò lascia fare al tuo Gesù che tanto ti ama e non volerti affliggere. Molto meno darti pensiero del come svolgo l'intreccio della mia volontà con te e pensa solo a seguire il tuo volo negli eterni confini del mio supremo volere. Bene, iniziamo questa meditazione di oggi cogliendo come sempre i tratti essenziali, edificanti e formativi di questo brano, ecco perché possa nutrire il nostro spirito, la nostra anima, un po' come il cibo quotidiano, e anche oggi farci comprendere sempre più e sempre meglio che
cosa significa la divina volontà e aiutarci a vivere un pochino di più in essa. Allora, come sempre, vediamo il contesto fondamentale. Luisa fa un piccolo panegirico dell'altezza, della grandezza, dei prodigi, delle cose sublimi che Gesù dice insegna nel suo santo volere, unitamente ad un auspicio, un desiderio di non comparire, quindi di scomparire e di non essere non soltanto, come dire, il tramite, nel senso di colei che riferisce quello che sente, ma ancor più, cosa per lei oltremodo imbarazzante, come lei spiega, non essere, come dire, additata come esempio, o meglio come testimone vivente. Quando parla, dice, io, questo è l'intreccio che fa di me con la sua volontà, il volere divino. Vorrebbe, in altre parole, evitare che Gesù la ponesse come esempio di quello che il divino volere può operare nella creatura. Ecco, queste obiezioni da un lato dimostrano la rettitudine, l'umiltà di Luisa e le fanno onore, come dire, attestano ancora di più, come sempre accade in questi casi, il fatto che nell'anima stia operando lo spirito buono, non lo spirito cattivo. Ieri, durante la festa dell'Annunciazione, ecco, nell'omelia proprio del giorno della festa, evidenziavo come ci sono due binari obbligati in cui cammina chiunque aspiri a qualunque forma autentica di santità, che sono l'umiltà e l'ubbidienza. Anche qui vedete, ma con tutto ciò l'ubbidienza mi costringe a scrivere. Quindi l'umiltà la spinge a desiderare di stare nascosta, ma l'ubbidienza la spinge a scrivere. Ecco, perché per esempio l'umiltà senza ubbidienza, pensiamo in questo caso, no? Dice, ah, guarda, io decido che voglio scomparire, sicuramente il Signore è contento perché io sono una povera peccatrice, quindi faccio onore, faccio gloria a Lui, quindi scompaio. Sembrerebbe un ottimo discorso, ma questa non sarebbe vera umiltà. Sarebbe come se la Madonna, per umiltà, ecco, dinanzi all'annunzio dell'angelo che abbiamo sentito ieri, risuonare durante la liturgia, avesse detto, sì, io sarei disponibilissima, ma è un onore troppo grande per me, quindi non... come faccio io a assumermi il compito di madre di Dio? Quindi è meglio di no. Apparentemente potrebbe sembrare un gesto di umiltà, ma una cosa di questo genere, per quanto strano possa sembrare, in realtà sarebbe una delle massime manifestazioni della superbia. Ecco, perché dietro, evidentemente questo la Madonna lo sapeva benissimo, quindi subito ha detto il Fiat, no, proprio perché era umilissima e appunto obbedientissima. E quindi bisogna sempre vedere quello che c'è dietro, ecco, ai nostri comportamenti e essere sempre, diciamo così, ben consapevoli che tutte le virtù e tutto quello che noi pensiamo è niente in confronto a quello che Dio vuole, e che il nostro confronto con ciò che Dio realmente vuole è la prova tutte quante le virtù. Dicevo anche ieri e dico anche oggi, perché la parola divina, soprattutto quella certamente pubblica della rivelazione, ma anche ciò che meditiamo durante le meditazioni mattutine, devono aiutarci anche a comprendere ciò che stiamo vivendo, no? Ora il Signore chiede delle obbedienze molto impegnative e le chiede direttamente, permettendo che questa pandemia, ecco, metta in crisi, metta in ginocchio, insomma, intere popolazioni, quindi, e sia anche direttamente, quindi attraverso le disposizioni che le legittime autorità impongono ai fedeli. E questo è, come dire, un banco, come dire,
è un banco di giudizio, se vogliamo, no? Perché dove ci si deve necessariamente sfracellare, perché qui chi vuole vivere nella divina volontà emerge, ed emerge come? Vedremo poi, no? Che cosa dice Gesù? Che cos'è vivere nella divina volontà? A un certo punto dice, cos'è questo regno? Regno di felicità, di grazia, di pace e di amore. Di pace. Quando siamo nel divin volere, quando diciamo i nostri fiat, anche impegnativi, la pace scende nel nostro cuore. Quando fiat non lo diciamo, evidentemente per le nostre solite infinite buone motivazioni, dico buone motivazioni evidentemente tra virgolette, no? Buone motivazioni secondo noi, cominceremo a vedere sorgere nel nostro cuore turbamento, agitazione, ansia, desiderio di poter per forza avere ciò che in un certo momento non si può avere, disperazione per questo, perché come si fa? Penso che non sia difficile per chi ascolta, insomma, fare subito applicazioni molto concrete in questa attuale situazione, no? Fiat, si dice, un bel fiat e passa la paura. Sia fatta la tua volontà. Ecco, allora qui Gesù, fermo restando che già Luisa ci sta, quindi ci sta con sofferenza, ed è bene che sia così, insomma, perché tutte quante le anime autenticamente sante, anche la Madonna è stata al suo posto, gioiosamente felice, ecco, di fare quello che Dio voleva, ma come dice San Luigi Maria Grignon da Montfort, ieri era la festa dei consacrati Totus Tuus, se fosse dipeso dalla Madonna, in questo lei avrebbe voluto scomparire, non essere, cioè lei avrebbe voluto passare sul pianeta Terra, se si può ipotizzare una volontà proprio sua, no? Lei non ce l'ha mai avuta la volontà sua, insomma, no? Facciamo così, un desiderio, d'accordo? Lei, scrive San Luigi, avrebbe voluto essere conosciuta da Dio solo. Lei sarebbe rinchiusa non nel Tempio di Gerusalemme, ma che dentro chissà quale eremo sperduto, e passando sul pianeta Terra proprio nella più totale indifferenza di tutti, senza che neanche nessuno sapesse che il capolavoro dell'Altissimo, la numero uno dell'universo, fosse sul pianeta Terra. Ma in lì, a fare tutti gli atti nella divina volontà, tutti gli amori, l'adorazione, tutte quante le cose, al cospetto di Dio solo. Questo non lo dice Don Leonardo, questo si trova, se uno legge con attenzione, negli scritti di San Luigi Maria Grignon da Montfort, che è evidente, insomma, che queste cose non c'è solo arrivato con la sua devozione grandissima, amore grandissimo alla Madonna, intelligenza illuminata dalla grandissima fede che aveva, no? Ma c'è da presumere, insomma, che forse qualcosina la diretta interessata, diciamo, in qualche modo gliel'abbia fatto arrivare, no? Però non era questa la volontà di Dio. Dice quindi, dice San Luigi, lei chiese al Signore di passare del tutto inosservata nella rivelazione pubblica perché doveva dare importanza al figlio. E Dio l'ha quasi accontentata, non del tutto. Nel senso che qualcosa nel Nuovo Testamento di Maria c'è. Non ci poteva essere silenzio assoluto. Però, per esempio, immaginiamo, no, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione, la Chiesa le ha dovuti formulare come dogmi, quindi rielaborando dei dati che sono adombrati nella rivelazione pubblica, ma non esplicitamente contenuti, perché quella cosa la Madonna ottenne che fosse passata sotto silenzio, d'accordo? Perché anche se questi sono prodigi che l'Altissimo le ha riservato in considerazione di nostro Signore Gesù Cristo, no? Perché lei è stata immacolata in considerazione del ruolo che avrebbe dovuto avere, come qui Gesù spiega nello scritto di oggi, di Madre di Dio. Dice, però siccome è una cosa mia, fa niente. L'importante è che si sappia che Gesù è il figlio di Dio. Poi che io sia immacolata, adesso sto semplificando, no? Ecco. È certo che poi se la volontà dell'Altissimo, come è che lei sia riconosciuta e dichiarata e venerata come immacolata, lei è la prima ad essere d'accordo. Anche se questo comporta, come dire, una venerazione nei suoi confronti. Cosa vogliamo dire con tutto questo? Ecco, innanzitutto, ecco, come premessa, la vera umiltà, che va sempre d'accordo
con l'ubbidienza. Con l'ubbidienza. E secondo la convenienza dell'agire, questo anche riguarda divino, che riguarda anche noi. È vero che c'è, come dire, il pericolo, e insomma io di questo purtroppo ne sono testimone, che quando qualcuno si espone, quindi Luisa deve parlare non solo della divina volontà ma anche delle esperienze che vive, no? Così come la Madonna non è soltanto uno strumento passivo, ma in qualche modo deve esporsi, deve mostrarsi. Allora, succede a causa della fragilità e della debolezza delle creature umane, che succede? Che si può spostare l'attenzione dal rappresentato al rappresentante, dall'opera di Dio, che è sempre un'opera di Dio, allo strumento che serve. Questo lo vedo, io l'ho constatato innumerevoli volte, insomma, anche nella mia esistenza, no? Le persone che, per esempio, trovano un buon ministro di Dio e cominciano ad esaltare il ministro di Dio, ad attaccarsi al ministro di Dio, a, come dire, a idolatrare a volte il ministro di Dio, cosa che Dio assolutamente non vuole, che grande offesa sia a Dio sia anche al ministro di Dio, che non vuole assolutamente che si facciano cose di questo genere. Questo basta vedere tutti quanti i santi, quel poraccio del santo Curavo d'Arsa non poteva più uscire di casa perché se portavano le forbici dietro, chi gli tagliava una ciocca dei capelli, chi gli tagliava un pezzo della talare, insomma, ecco, queste sono tutte quante manifestazioni grossolane di volontà umana, pur essendo certamente in qualche modo mosse da motivazioni religiose, no? La Chiesa e i Santi li venera anche le reliquie, dopo che sono morti però, numero uno, e sempre però in relazione all'origine e alla fonte di ogni santità. D'accordo? Perché un santo, se non ci fosse l'Altissimo che l'ha santificato, è meno che nulla. D'accordo? Ecco, quindi nel nostro compito di vivere nella Divina Volontà, per esempio, no? Quante volte ci siamo detti, dice, il gattino mi fa le fusa, io non guardo il gattino, guardo la Divina Volontà che attraverso quel gesto mi fa una carezza, mi fa percepire qualcosa del suo amore manifestato in quella caratteristica di quella creatura, no? Ecco. Quindi vedo un buon ministro di Dio, vedo una Luisa, vedo una Maria Santissima, cosa faccio? Dico viva il ministro di Dio, viva Luisa, viva Maria Santissima, oppure dico questa grazia, Signore, io ti ringrazio, sì, me la doni attraverso questo strumento, ma io non guardo lo strumento, guardo te che me la stai donando, ricevo il tuo ti amo, ricevo un atto della tua volontà attraverso questo strumento, e quindi lo strumento deve necessariamente scomparire. È compito dello strumento cercare di farsi il più in disparte possibile, ma è anche compito dei destinatari è non fissare il cuore sullo strumento, ma sull'origine. Se devo imparare a riconoscere la Divina Volontà in tutte le cose, figuriamoci nei doni di grazia che il Signore mi dà attraverso le persone concrete. Allora però, se ci sono questi pericoli, perché il Signore usa questi strumenti? Perché noi abbiamo bisogno di vedere non soltanto i maestri, diceva San Paolo VI, ma i testimoni. Cioè, se Luisa avesse soltanto chiacchierato, noi abbiamo detto sì, tutte belle cose, senza che noi sapessimo nulla di quello che le fosse accaduto. Dice, vabbè, belle. Ma Gesù sappiamo che le ha invitato a descrivere le sue esperienze anche intime a volte, con suo sommo imbarazzo con Gesù. Perché? Perché noi vedendo ma stiamo su scherzi a parte, ma che stiamo scherzando? Cioè, si può giungere a tale intimità d'amore con Gesù? Cioè, veramente l'amore che manifesta la Divina Volontà è così intenso, è così forte, è così intimo, è così sconvolgente anche i canoni che noi abbiamo, perché noi abbiamo canoni molto molto eterei, spiritualizzati, un po' platonici dell'amore divino, ma non è così. Dio è un fuoco divoratore. Ma se lei non avesse per volontà di Dio raccontato, pur nell'estremo imbarazzo, quelle cose, ma non ci poteva neanche passare per l'anticamera del cervello. Adesso non voglio fare esempi concreti, a me non mi passava neanche per l'anticamera del cervello pensare a alcune cose. Allora ecco perché Gesù deve come dire, fare la scelta. La stessa cosa vale per la Madonna, no? Cioè, lei voleva essere nascosta. Immaginiamo se Gesù fosse comparso dal nulla.
Quindi senza avere una famiglia reale alle spalle, senza avere qualcuno che potesse dirsi questo è mio figlio, cioè la sua umanità, questo lo dicevano già i padri della Chiesa, non sarebbe stata affatto credibile. Già hanno fatto un sacco di eresie nei primi secoli che dicevano che l'umanità era soltanto apparente, perché Dio è impossibile che si faccia carne, ti pare che Dio si fa carne, marcia come la nostra, ma no, quindi... sì, c'era, ma era una forma di unione molto molto eterea. Poi durante la passione la divinità se n'è andata, tutte quante le eresie che sono state dette nonostante questo, quindi nonostante che Gesù abbia curato insomma di fondare la sua venuta sulla terra in maniera credibile, realistica, anche esponendo la madre. Figuriamoci se non avesse fatto così, che altro sarebbero inventato, insomma, no? Ecco, quindi siccome noi dobbiamo conoscere bene, felicità, ordine e armonia, adesso poi torneremo su questo, del divin volere, c'è bisogno che qualcuno ce lo mostri. Ordine e armonia, la prima cosa in me è l'ordine, dice Gesù. Parla di ordine e parla anche di nuovo i beni che contiene, la nobiltà di coloro che vorranno vivere in questo regno. Abbiamo già meditato nei giorni passati. Quindi dobbiamo contemplare queste bellissime immagini, l'ordine. Tante volte ci siamo tornati. Una vita ordinata, sotto tutti i punti di vista, interiore ed esteriore. Uso del tempo, occupazioni, equilibrio per esempio interiore, no? Nella vita di interiore, cioè una persona che fa 5 ore di preghiera vocale al giorno e basta, cioè non medita, non legge, non fa la preghiera profonda, è una vita ordinata, è una vita equilibrata questa qui. Dice, ho pregato 5 ore, va bene, per carità, meglio pregare 5 ore piuttosto che stare 5 ore a perdere tempo. Ma mano a mano che si cresce, quelle 5 ore dovranno essere intelligentemente ed equilibratamente distribuite. Un po' di preghiera profonda, un po' di meditazione, un po' di lettura, un po' di preghiera vocale e quando sarà possibile un po' dei sacramenti, tempo da dedicare alla messa, ringraziamento, eccetera, eccetera, no? Se io arrivo a questo punto, no? E così fare in tutte le cose. L'ordine, la nobiltà intesa in senso buono, quindi noi non possiamo, questo significa non possiamo mai abbassarci, ma non per superbia, proprio per senso, come dire, di rispetto proprio della dignità e della sacralità di chi vive in questo modo, oserei dire. Non possiamo abbassarci ad atteggiamenti o proprio non consoni, quindi altre volte, una volgarità, trivialità, grossolanità o maleducazione, d'accordo? E rozzaggine, ecco. Non sono cose divine queste qui. E su questo dobbiamo fare attenzione. I nostri modi, per esempio il nostro linguaggio, va sempre più raffinato. No? Prima si tolgono le volgarità, poi si tolgono le sconvenienze. Se posso fare un esempio, insomma... anziché dire questa persona mi ha, non so se posso dire questa espressione, ma non è grave, insomma, spero di sì, mi ha tra virgolette rotto le scatole, posso dire questa persona mi ha un pochino seccato. Ho detto la stessa cosa, no? Ma capiamo subito che rompere le scatole, per carità, adesso qui stiamo andando sul raffinato, no? Quindi si capisca bene, insomma, non so, queste le cose gravi della vita interiore, no? Ma questo è un mondo divino, d'accordo? Un mondo divino, cioè Dio è perfettissimo, come ci dice il Catechismo di San Pio X, e quanto più si diventa divini, quanto più ci si accosta a questa perfezione, piano piano, con calma, senza enfasi, senza, ecco, però...
L'anima che realmente vive nella divina volontà lo sperimenta, che poi la coscienza comincia a rimorderli anche per cose di questo genere, e noi dobbiamo imparare ad ascoltarla. Dice, non mi devo stare preoccupato se ho detto che mi ha rotto le scatole anziché che mi ha seccato. Quindi, ecco, già se uno reagisce in questo modo non è una buona reazione. Ripeto, non è la cosa più importante del mondo, certamente, è una cosa assolutamente principale, no? Ecco, se uno per esempio è ancora irascibile e al prossimo lo proprio maltratta, è chiaro che c'è altre cose a cui pensare, che non, come dire, queste raffinatezze nelle espressioni, no? Però anche questo entrerà sicuramente, d'accordo? Sicuramente. E quindi la prima cosa in Gesù è l'ordine. E poi torniamo, oltre che alla nobiltà, a queste caratteristiche. Quindi, oltre che l'ordine e l'armonia, ecco. L'armonia sappiamo che è il costitutivo della bellezza. E una cosa è bella quando è armonica. Quindi dove tutto è ben composto e ben proporzionato al suo interno, no? E poi la felicità. Felicità che in qualche modo si gusta e pregusta. Anche in questo tempo. In questo tempo, se si vive nella divina volontà, che è un tempo certamente di prova, un tempo di sciagura, è un tempo anche di dolore e di condivisione di dolore di molti nostri fratelli e sorelle grande, ma questo non toglie la felicità, come Gesù ci ricordava che stando in croce era la persona più felice del mondo, pure in mezzo a un oceano infinito di dolori, perché stava facendo la volontà di Dio. È vita di grazia, dice. Parliamo di grazia in questo periodo, ma certamente, che la grazia certamente è alimentata anche dai sacramenti, ma quando i sacramenti non possono essere vissuti in maniera perfetta e piena come adesso, c'è la preghiera, c'è l'accostarsi ai sacramenti decentemente, attraverso i mezzi che oggi sono a disposizione, che a mio avviso, anche se c'è qualche persona un po' critica, che dice, mostri queste cose, tutti questi streaming, non sono da... io penso che sia... come dire, una cosa lodevolissima, e non solo lodevolissima, io personalmente penso che tutte le grazie, ma neanche una in meno, insomma, che si riceverebbero in questo attuale contesto contingente attuale, sono identiche a quelle che riceveremmo se potessimo partecipare alla messa, comunicarci realmente, eccetera, eccetera. E la grazia poi si custodisce nella vita di ubbidienza alla volontà di Dio. Della pace ne abbiamo già parlato, la pace imperturbabile del cuore, che è una delle sfide più grandi che cominciamo a vivere in questo mondo. Dell'ordine ne abbiamo già accennato, di tutti i beni che arrivano a chi li possiede, gli affamati colmato di beni gli affamati, dice il Magnificat, e poi di amore. L'amore diventa, come dire, la nota dominante dell'anima che vive nel divino volere. Sempre più dominante. Abbiamo già detto tante volte, queste non sono operazioni che succedono dall'oggi al domani, in maniera brusca, e improvvisa, e violenta, istantanea. È un percorso dove tutti questi beni che la divina volontà porta gradualmente vengono sempre più manifestandosi. Diventano sempre più visibili, ecco. Più si continua a camminare in esso e più questo accade. Ecco, l'esempio di Luisa, e concludiamo, ci ricordi che se c'è una, e tra l'altro Gesù ha scelto una veramente piccola, non soltanto piccola perché un gioiello di umiltà, ma piccola anche umanamente, quindi un essere umanamente parlando il più insignificante, il più inutile che ci potesse essere, illetterato, analfabeta, come dire, senza nessuna vocazione, non si è né sposata né diventata suora, né diventata monaca. C'è molta gente che pensa che sia un fallito, d'accordo, o una fallita, semplicemente perché non sono né diventato prete né mi sono sposato. E chi te l'ha detto che Dio vuole che tu diventassi, cioè che dovessi avere, come dire, una vocazione di questo genere, cioè o matrimonio o vita consacrata in un modo? Chi te l'ha detto questo qui? Ci sono una montagna di santi e di sante della Chiesa, cioè,
canonizzate e canonizzande anche, d'accordo? Luisa ancora non è canonizzata, anche se speriamo che ciò accada presto, che non sono state né suore né preti né monache né niente di niente. Come dire, hanno vissuto da battezzati, che è il fondamento primo di ogni nostra dignità, no? E dentro la volontà di Dio. Ecco, quindi il suo esempio, se lei l'ha potuto vivere, non è troppo difficile viverlo, e posso viverlo anch'io. Ringraziamo con te sempre il Signore, o Santa Vergine Maria, oggi abbiamo volto anche verso di te il nostro sguardo. Tu che sei stata l'eletta e messa, come dire, sotto i riflettori, almeno in parte, e poi in questi tempi, insomma, in cui il Signore ha voluto che tu dessi una bella mano alla sua causa, ecco, hai dovuto molto di più esporti e metterti sotto i riflettori, ecco, in perfetta obbedienza ai voleri dell'Altissimo, perché se quello lui vuole, quello si fa. Ecco. Noi ti chiediamo, che appena contemplata veramente questa stupenda festa dell'Annunciazione, che possiamo avere questa tua stessa sensibilità. Non i nostri desideri, non i nostri voleri, i nostri progetti. Se Dio una cosa ce la chiede, la vuole, si fa, punto, e basta. Questo è il segreto veramente della vita santa e di ogni felicità. Aiutaci a viverlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.